tutorial che faccio su richiesta e me l'ha chiesto appunto Mozia, che saluto e che mi ha fatto anche dei complimenti, io la ringrazio tantissimo. Dunque, parlerò della gardenia. Lei ha due gardenie e le tiene in vaso. Allora, innanzitutto ti dico subito che è una pianta di origine asiatica, quindi questo vuol dire che è una pianta comunque molto delicata e anche difficile da tenere qui da noi, appunto in Occidente. Infatti questa pianta va assolutamente curata costantemente e con perseveranza. Innanzitutto diciamo che questa pianta ha bisogno di un'esposizione molto luminosa, però non deve essere mai a contatto con i raggi del sole diretti, proprio perché è molto delicata, come appunto vi dicevo. Inoltre, se la teniamo in vaso, non supererà mai il metro d'altezza, potrebbe arrivare appunto a un metro, ma non più di questo. Quando in estate la temperatura supera i 21 gradi, va presa e spostata e messa in un posto in cui ci sia molta aria, che sia appunto all'ombra, perché non sopporta il calore forte, l'afa diciamo. Inoltre in inverno vedremo che quando c'è una temperatura che supera, che è inferiore, scusate, ai 13 gradi, la dovremo assolutamente riparare, quindi secondo me è giusto spostarla in casa. Io se l'avessi la terrei appunto in casa. Allora, per quello che riguarda le innaffiature, necessita di innaffiature fatte con acqua non calcarea. Quindi se la nostra acqua è un'acqua molto dura, che cosa dobbiamo fare? Prendiamo l'acqua, la bolliamo e poi ci mettiamo qualche goccia di aceto e così appunto potremo annaffiare la pianta e non soffrirà. Anche il terreno, se noi praticamente la piantiamo e la mettiamo in vaso, utilizziamo un buon terreno a base di torba che non sia appunto calcareo, perché una cosa che fa male a questa pianta è proprio il calcareo. Per quello che riguarda invece addizionarla di concime, il concime va dato solamente quando la pianta produce i fiori e quindi ad ogni innaffiatura, rispettando le quantità che sono inserite e scritte dietro praticamente il nostro concime liquido, noi prepariamo il composto di acqua più concime liquido nelle giuste quantità e poi appunto annaffiamo la pianta periodicamente, possiamo farlo anche una volta a settimana. Il terreno deve essere sempre umido sia d'estate che d'inverno. Come vedi Mozia, come voi, vedete tutti voi, le cure sono molte di questa pianta. I fiori vengono fatti quando? Ci sono molte specie che le fanno in estate, però ci sono alcune specie che le fanno anche d'inverno e in primavera. Allora, o conosciamo la specie noi compriamo la pianta e ci sarà una targhettina, se l'abbiamo presa in vivaio, che ci dice che specie è, allora facciamo una piccola ricerca anche su internet, sicuramente si trova. Se invece noi non conosciamo la specie, dobbiamo semplicemente osservare la nostra pianta. Osserviamo la nostra pianta e vediamo appunto nell'arco di un anno, quindi delle quattro stagioni, com'è la sua vita. Se noi vogliamo possiamo anche annotarcelo, per esempio, annotarci alcune cose che abbiamo notato. Se invece l'aria è molto secca, diciamo adesso parlo delle malattie che questa pianta può prendere, se l'aria è molto secca vedremo che può essere attaccata dal ragnetto rosso. Allora, il ragnetto rosso, se succede, ovviamente dobbiamo usare gli specifici insetticidi, però per fare che questo non succeda noi dobbiamo mettere la pianta diciamo sopra a un vassoio sottovaso, diciamo, e che deve essere pieno di argilla espansa inumidita con dell'acqua. Ovviamente la parte sotto del vaso deve essere a contatto con questa argilla espansa, così che l'acqua possa evaporare e mantenere appunto una sorta di umidità. Invece un'altra cosa, se le foglie della pianta perdono in lucentezza
e i fiori incominciano a cadere in modo appunto inaspettato, prima di appassire appunto, vuol dire che o l'abbiamo messa in un punto dove c'è poca luce, oppure il terreno appunto è troppo asciutto. Quindi controlliamo sempre il terreno perché, come vi ho detto, va tenuto umido. Allora, ultima cosa, la gardenia va rinvasata quando appunto il vaso è diventato troppo grande, con molta delicatezza per fare in modo che non si spacchino le radici. E va rinvasata a marzo-aprile, appunto quando incomincia la primavera, e quindi c'è diciamo il periodo, è finito appunto il periodo vegetativo della pianta. Quindi è una pianta che va trattata molto delicatamente, e se vogliamo possiamo anche spruzzare dell'acqua sulle foglie della pianta per rinvigorirla, per darle appunto dell'umidità, però stiamo attenti a non toccare i fiori perché comunque il fiore si rovina molto facilmente. Ok, penso di aver detto tutto. Vi saluto. Ciao e grazie. Ciao Mosia.